penso che la passata tutta fama ha avuto il tempo di diffondersi. Ho scelto questo tema del lessico della politica sapendo appunto che il principale interesse qui è quello per la cultura politica. Dicendo lessico ho fatto riferimento indirettamente al campo della semantica e quindi dobbiamo dall'inizio fornirci di strumenti di un ramo del sapere che non è di conoscenza generale. Se la conferenza precedente così interessante ha dovuto fare riferimento continuamente alla fonetica storica, alla morfologia, anche se la professoressa qualche volta giudiziosamente non lo ha detto, ma erano mobilitati molti strumenti del sapere collaudati attraverso la ricerca, questa volta dobbiamo di nuovo fare riferimento a strumenti, a concetti operativi di qualche difficoltà. Io avevo immaginato perciò un percorso che voi indovinate vedendo i fogli che sono stati distribuiti e che si trovano nella cartellina, e avevo pensato così di entrare dall'entrata di servizio, di cominciare dall'entrata di servizio. Vedete che all'inizio si accolgono le tazze, i bicchieri, le padelle, le pignatte, e poi si passa alla nazione e infine al riformismo. Come mai questo procedimento così singolare? Perché l'organizzazione del lessico, cioè delle parole, diciamo, è sostanzialmente la stessa con i termini più comuni e con i termini di quello che possiamo chiamare il lessico intellettuale, e in particolare in questo caso il vocabolario della politica, parole della politica. Questo non è di prima evidenza, questo andrebbe dimostrato, dico andrebbe perché nel frattempo, vedendo avanzare l'ora e pensando, essendo io un po' stanco, lo so anche voi, ho pensato di passare rapidamente per la cucina e di rinunciare alle tazze, ai bicchieri, alle pentole e arrivare subito alla nazione, però devo fare lo stesso una piccola premessa, entrare quindi più rapidamente in argomento cercando di recuperare qualcuno di questi strumenti scientifici via via che presento gli esempi. Questo percorso forse al momento risulta preferibile. Dunque, lessico intellettuale, parole di ogni giorno, c'è un continuum tra queste cose. E poi certamente se noi volessimo parlare della lingua della politica, invece del lessico della politica, dovremmo tener conto di molti altri aspetti che vi accenno solo remotamente, dicendo che in questo periodo non ho tratto, come già in passato, ma forse di più, non ho tratto l'attenzione di molti studiosi, ci sono gruppi di ricerca e congressi dedicati proprio alla lingua della politica. In questo caso non si tratta solo di trattare di parole della politica, come farò anch'io, ma di altri aspetti estremamente interessanti, importanti, per esempio l'argomentazione, come si argomenta a favore o contro una certa tesi in tribunale, oppure nel mondo della politica, oppure in un'esercitazione scolastica su un argomento che non è né giuridico né politico. Questi problemi li ha già posti Aristotele, dunque hanno, non solo, ma non si è andati molto lontani da Aristotele nel corso dei tempi. Ma il trattato sull'argomentazione di Perelman, capolavoro immediato dopo secondo dopoguerra, riprende Aristotele per far rivivere la dialettica come alternativa a quell'altro modo, diciamo, di affrontarsi tra avversari che è la guerra. Dunque, parlare, discutere, mettersi attorno a un tavolo, argomentare pro e contro e con quali strumenti, invece passare alle vie di fatto. E questa è una prospettiva affascinante, ma non è quella che ho scelto oggi. Quella che ho scelto oggi è lessicale, e in un certo senso è proprio la parte
e la professoressa Carosella prima ha sacrificato per la sua rappresentazione delle lingue romanze, ci ha parlato degli altri livelli della lingua, non toccando questo. La mia presentazione però, diciamo, è più spostata in avanti nel tempo e non è dello stesso periodo. Veniamo a questa parola, nazione. Già prima l'avete incontrata, perché tra le cose che ci ha presentato la professoressa Carosella c'era proprio la definizione dell'italiano, lingua romanza parlata in Italia, e lingua neolatina parlata in Italia, italiano, lingua ufficiale della nazione. Ecco, questo termine nazione, vediamo di metterlo a fuoco, perché nazione originariamente nazio, tipo nazio, se facciamo l'etimologia, e se vediamo i significati originari della parola vuol dire nascita, e poi vuol dire gruppo, con qualche, diciamo, affinità di persone. Gruppo con qualche affinità di persone è la nazione, siamo noi italiani per esempio, però vedete che c'è, diciamo, dietro la quantità c'è anche un cambiamento concettuale, vero? La nazione è molto di più di questo. E se si fosse detto italiano lingua ufficiale del paese, non è proprio la stessa cosa, però è possibile che si dica lingua ufficiale della nazione e non del paese, no? In realtà queste due parole sono sinonime, ma cioè hanno lo stesso significato, almeno lo stesso significato referenziale, diciamo, salve le sfumature, salve che sono qualcosa di importante. Il significato referenziale vuol dire che nazione può essere l'Italia, può essere la Francia, può essere, sappiamo, il Sudafrica o la Svizzera, e paese può essere la Francia, la Germania. La referenza può essere la stessa. In questo senso le due parole sono sinonimiche oggi in Italia, l'italiano e anche il francese nation e pays. Allora, vi propongo di saltare subito, appunto, di gettare via quel primo foglio con le tazze, ma bisogna collocarlo in quello che si chiama da tempo un campo semantico, e cioè non può essere studiato, osservato in isolamento. Non bisogna nemmeno, diciamo, accanirsi su quel termine, pensarci molto profondamente. Può essere invece molto utile raccogliere le occorrenze di queste parole nei contesti, cercando, cioè, una volta sui giornali, nei libri, naturalmente nei vocabolari che hanno già fatto questo lavoro, perché nel darvi il significato di queste parole lo documentano poi con degli esempi e lo distinguono da altri significati della stessa parola, se ci sono, che è il fatto della polisemia di una parola. Parola più di un significato, il vocabolario registra distintamente i più significati di questa parola, polisemia. Dunque, il campo semantico potrebbe essere, per esempio, quello che comprende le parole in italiano nazione, paese, stato, patria, popolo, gente, forse qualcun altro, o forse gente si potrebbe togliere. Nella prima versione delle cose che vi sto dicendo non avevo messo gente. Gente si può essere. ...181, da allora gente è venuto avanti, diciamo, nel linguaggio politico, dove sapete, no? Perché sono cose che noi registriamo, più difficile collocarle, diciamo, in un insieme ordinato, gerarchizzarle e vedere i loro rapporti, però noi ci accorgiamo di queste novità lessicali, delle quali è poi difficile dire l'origine. Forse per gente voi direte, è per promozione della parola gente, ma certamente non è solo questo. Gente dipende anche dall'inglese people, di cui una traduzione è gente. People sei da gente, non un popolo, per quanto piccolo significhi anche popolo, una polisemia di piccoli, in inglese.
l'inglese ha una grande influenza sull'italiano, non solo, diciamo, perché una parola inglese viene adottata in italiano e qualche volta anche adottata, qualche volta adattata, ma alcune volte no, rimane lì cruda, messa dentro all'italiano, come quando diciamo che c'è un gap generazionale, per esempio, paese nel senso di nazione, stato, diciamo, popolo, tutto quello che viene a seguito. Mentre prima paese era villaggio, e lo è ancora, così che paese, poi di seguito, almeno due significati, nazione e paese, villaggio. In francese era la stessa cosa, pays, village. Si era creata una polisemia nelle parole, la lingua tollera la polisemia. Si pensa spesso che sarebbe bene che ogni cosa, ogni concetto fosse espresso da una sola parola, non è così. Nessuna lingua lo fa. E anche Manzoni aveva queste idee, perché i grandi non hanno sempre idee giuste, e in questo Manzoni sbagliava. La sua ossessione della polisemia, per cui diceva ci deve essere un solo significato, è una sola parola, ogni parola un concetto, un'idea, diciamo, razionalistica, eccessiva. E soprattutto l'omonimia. Ecco, sotto do due serie di, per immergerci un po' in Europa, due serie di parole, mi veniva da dire termini, perché entrando nel mondo della politica diventano quasi una terminologia, ma non proprio una terminologia, come se fossimo nella chimica o nella fisica o nell'elettronica. Due serie: nation, pays, état, patrie, peuple, direi assolutamente omogenea a quella italiana: nazione, paese, stato, patria, popolo. Il tedesco: nation, land, staat, Vaterland, volk. E poi Heimat, tra parentesi, perché Heimat non ha traduzione chiara in italiano. Inglese: nation, country, state, homeland, home, people, eccetera. Leggermente diversa come organizzazione, ma è certamente l'inglese country che ha generato il francese pays e l'italiano paese. L'influenza dell'inglese è molto antica, più di quello che si crede. Non era ancora l'inglese d'America, l'inglese di Inghilterra, che già nel Settecento e nell'Ottocento veniva imitato in Francia, preda della prima forma di anglomania, diciamo, l'anglomania culturale ed aristocratica, quanto quella di oggi, invece popolare, democratica, commerciale, e quanto voi oggi volete vedere. Allora, diciamo, premesso questo, possiamo vedere adesso questa matrice di nazione. Matrice è un termine tecnico che potete anche dimenticare subito, ma vuol dire che la rappresentazione dei concetti che esprimono la nazione e i concetti vicini è rappresentata in una tavola con una scissa e ordinata, e anche con un andamento cronologico. Le parole che qui esamino, o piuttosto i concetti con le loro parole, sono la polis greca, la vedete in alto a sinistra, la provincia e la patria come parole nel Rinascimento italiano, e poi nazione nel Rinascimento. Nell'Ottocento poi la parola nazione e anche patria, e infine nel Novecento, già dall'Ottocento avanzato, diciamo, la parola nazione e la parola paese diventate sinonime. Allora, in altre parole, dalla polis greca, che sapete che era una città, città-stato, si traduce anche città-stato, fino alla nazione moderna, il passo è lungo, ma c'è qualche cosa, diciamo, che resta costante e qualche cosa che invece cambia. Vogliamo distinguerlo? Questa tavola è fatta per fare questo lavoro, per far vedere che cosa rimane e che cosa cambia
del significato concepito come un insieme di atomi, diciamo così, dovrebbe dire neutroni, protoni, non siamo a questo livello con la semantica strutturale, abbiamo ancora degli atomi e ancora non sempre riusciamo così bene a ragionare in termini atomici. Dunque, gli atomi sono dati da questa lista a sinistra, in cui per esempio si dice: la polis è un territorio delimitato? La risposta è no. Questo vuol dire in realtà che non è questo il punto di vista pertinente per chiedersi che cos'è una polis. La risposta è in realtà è un po' sorprendente. Si potrebbe pensare di sì, perché Atene era certamente la città con il suo territorio, però diciamo non basta che ci sia la città, perché non tutti quelli che sono lì appartengono alla polis, non tutti sono cittadini, diciamo. E oggi si direbbe, per tradurre, non tutti hanno la nazionalità, passando di colpo, vero? Non basta essere nella polis. Dunque, territorio delimitato, popolazioni in contatto effettivo, lingua comune, sangue comune o razza, cioè l'idea di avere una origine comune, non è un dato obiettivo, ma la convinzione di avere un'origine comune, un sangue comune, che viene anche nel numero dopo, tradizione, origine comune. Qui sono distinti questi due, e per una ragione che poi vedremo, ma si tratta di cose molto simili. Una religione comune, lo Stato, questo è un punto importantissimo. Istituzioni libere comuni, istituzioni libere comuni, cioè non una tirannia, perché la tirannia lascia libero ognuno di dire no, io non appartengo a questo, almeno lascia, in teoria, vero, perché in molti casi nessuno si ribella, invece convinzione di un destino comune, questo è il punto che sembra più paradossale, ma in realtà assolutamente fondamentale. Se voi prendete la lista della nazione ottocentesca, ed è allora dopo la rivoluzione francese che nascono, diciamo, si moltiplicano gli stati nazione, nasce quello che noi chiamiamo il sentimento nazionale, vino che diventerà aceto con il nazionalismo e lo sciovinismo, come dicono bene i francesi, che hanno due termini per questo. Vedete che abbiamo quasi sempre più, partiamo da questa e poi ritorniamo alla polis e vediamo via via gli scalini. Perché quella, diciamo, paradigmatica? Un territorio delimitato, una nazione ai confini sacri, i sacri confini della patria. Ce li ha anche adesso, e sono sempre sacri, perché provatevi a violarli. E la terminologia è diventata meno religiosa, perché la terminologia della nazione è spesso di carattere parareligioso nel momento della fioritura massima del concetto di nazione. Popolazione in contatto effettivo, no, non è questo il punto. Lingua comune, la lingua italiana. Lo ha già ricordato la professoressa Carosella, è un'ovvietà, vi ricorderò che nella Costituzione italiana non c'è scritto che la lingua ufficiale della Repubblica Italiana è l'italiano, e con ogni probabilità non c'è scritto perché è evidente. Alcuni negli ultimi tempi reclamano questo punto che venga inserito, io invece non sono d'accordo, perché anche Roma non aveva, che aveva uno spiccato senso del diritto, anzi lo ha creato, non aveva uno status ufficiale per il latino, e come ha mostrato molto bene prima la professoressa, sono stati gli altri che sono corsi a Roma e corsi a imparare il latino. Non è scritto che nei tribunali si dovesse parlare latino, perché qualcuno non lo sapeva, sarà stato un interprete, insomma. Nonostante lo spiccato senso della legalità e del diritto, a questo punto non era esplicitato, perché in un certo senso si esplicitava da sé. Questo fa anche sì che le questioni linguistiche diventino
questione di Stato e che molti Stati abbiano un'accademia dedicata alla lingua. Primo paese al mondo che l'ha avuto è stata l'Italia con l'Accademia della Crusca, ma l'Accademia della Crusca ha perduto questa sua funzione da molto tempo, non è più tra i suoi elementi istituzionali. Altri paesi però ce l'hanno ancora. In genere questa funzione non viene veramente esplicata dalle accademie, però diciamo corrisponde al significato simbolico della nazione ottocentesca, novecentesca, ottocentesca. Razza e sangue comune, tradizione e origine comune, religione comune, sempre sì, Stato, lo Statuto Albertino, la religione di Stato era il cattolicesimo. Ma, come sapete, con il tempo, nei paesi europei, per la presenza degli ebrei, in sostanza, si è pensato di attenuare questo punto. E regime concordatario in Italia, in altri paesi, separazione di Chiesa e Stato in Francia, questo punto può venire espulso. Separazione di Chiesa e Stato, non di Chiesa, diciamo, di nazione, non è la nazione, è lo Stato, però queste due cose, Stato e nazione, comunicano, Comunicano perché, punto 7, Stato, lo stesso Stato, la nazione, presuppone l'esistenza di uno Stato. Se lo Stato non c'è, si cerca il risorgimento italiano, e non solo italiano, molti popoli, molte nazioni cercano il loro Stato, a ragione o a torto. Noi siamo molto divisi generalmente, diciamo, non pensiamo che i baschi abbiano diritto a uno Stato, ma loro, un certo numero di loro pensa di sì, e anche i catalani. E adesso veniamo a parlare dei palestinesi, dunque, e dei curdi. Dove c'è una nazione c'è almeno la richiesta di uno Stato, perché la nazione senza Stato è, diciamo, una nazione che non ha ancora messo la sua corazza addosso, non è ancora diventata forte, può ancora disperdersi, può ancora finire, diciamo, di sciogliersi in altri genti, in altri popoli. Quindi il Veneto non ha ragione di chiedere la sua mano. E qui la ragione e il torto non sono il nostro argomento. No, scusate, facciamo finire il professore e poi facciamo tutte le domande che vogliamo. Istruzione. Questa è benvenuta, perché io voglio dire qui che il vocabolario della politica non presuppone di avere un'opinione o un'altra, ma è il terreno sul quale si può discutere. Se noi non abbiamo un vocabolario comune non riusciamo a discutere. In realtà la gente discute lo stesso, ma tra i peggiori equivoci. Ed è molto difficile. È molto difficile poter concordare prima di avere un vocabolario comune. In realtà, come vedremo meglio, credo, nel corso di questa esposizione, che le parole cambino di significato. È una cosa che succede, che le parole siano polisemiche, lo abbiamo già detto, si potrebbero portare numerosi esempi, vero? Così che parlando attorno alla stessa parola ci possono essere equivoci, perché una l'intende in un modo e l'altra l'intende in un altro, e poi ci sono le sfumature, delle quali è difficile parlare, ma che sono molto importanti, e poi non si tratta solo di parole, ma di tutta l'organizzazione, l'argomentazione, come dicevo prima. Delle istituzioni libere ho già parlato, la convinzione di un destino comune. Ecco, io ho una serie di citazioni che adesso non farò, uno sono molto, forse mi posso tirare fuori almeno una dal mio vecchio libro, che danno la definizione di nazione, ma non in un vocabolario, ma sono scrittori, in genere sono teorici della nazione, come Giuseppe Mazzini, per esempio, o come Renan in Francia. Ecco, la nazione Mazzini. La nazione è non un territorio da farsi più forte aumentando la vastità,
non una agglomerazione di uomini parlando lo stesso idioma, e vuol dire non solo, questo non vuol dire non solo, questo lo devo aggiungere io. Cioè qui l'idea di un certo imperialismo italiano c'è in Mazzini, introduciamo imperialismo del quale non parleremo più, un territorio da farsi più forte aumentando la vastità. Pensava già all'Adriatico, lago italiano che non è mai stato e che ha portato tante sventure all'Italia, l'idea di fare l'Adriatico un lago italiano quando sulla sponda orientale ci sono gli slavi, anche degli italiani. Molti, molti là. Dunque, non un'agglomerazione di uomini parlante lo stesso idioma, ma un tutto organico per unità di fine e di facoltà. Lingua, territorio, razza non sono che indizi della nazionalità, malfermi quando non sono collegati tutti e richiedenti in ogni modo conferma nella tradizione storica. Sguardo svolto al passato, la storia d'Italia la impegna a essere nazione. Da questo punto di vista è più incisivo Renan. Ce qui constitue une nation, ce n'est pas de parler la même langue ou d'appartenir à un même groupe ethnographique, c'est d'avoir fait ensemble de grandes choses dans le passé et de vouloir en faire encore dans l'avenir. Aver fatto cose grandi nel passato e di volerne ancora. Dell'avvenire, fare nell'avvenire, e qui ancora più bello, diciamo, eloquente, è una parafrasi, però non riesco a ritrovare tutte le cose. No, vi leggo invece dei versi famosissimi di Manzoni, in cui c'è proprio la matrice, cioè nel marzo 1821, Manzoni si chiede se gli italiani sono gente risorta oppure se rimarranno volghi spregiati, al plurale, la nazione unità, volghi spregiati. Oppure se l'Italia diventerà nazione essendo una, unica, una d'arme, di lingua, d'altare, di memorie, di sangue, di cuore. Ecco, è più o meno questa. Io qua. Notate che c'è l'esercito, armato, una nazione deve avere un esercito. Una marina è un'aviazione, si dice adesso, per essere completi. E lo dico anche come omaggio all'ammiraglio che è appena qui con noi. Questa, aggiungo io, è la teoria forte della nazione, la teoria ottocentesca, che comprende per esempio la religione, l'altare. E questo cuore forse è il destino comune. Ecco, vi leggo un'altra parte di Manzoni che dedica la sua poesia alla memoria, cito, illustre di Teodoro Körner, poeta e soldato dell'indipendenza germanica, nome a caro a tutti i popoli che combattono per difenderla o per riconquistare una patria. Ecco, vedete, qui c'è l'idea che la nazione non è solo la propria, la nazione è anche quella degli altri, Europa delle nazioni, mondo delle nazioni. C'era poi anche l'idea del presidente Wilson, il principio di autodeterminazione, che condanna gli imperi sono, diciamo, plurinazionali per loro natura. Invece, diciamo, le nazioni coincidono con un popolo, con questa lista più o meno che vi ho dato, hanno questa uniformità, diciamo, di base, che può essere o data o raggiunta. Questo è un punto molto interessante. Si dice, per criticare la Francia, che nel 1850 la metà dei francesi non sapevano di essere francesi, dicevano io sono Auvergnat, francese si era solo nell'Île-de-France, la regione di Parigi, e poi molti altri lo sapevano se avevano studiato, ma se no dicevano io sono Auvergnat, sui Provençal, magari lo dicevano nel patois locale, Breton, i bretoni, i
libretto, è stata dura fargli capire che erano francesi, però poi alla fine sono diventati francesi, e sono diventati francesi anche gli alsaziani, che quando sono stati riportati sotto la Germania, loro antica patria, diciamo, non hanno voluto, e poi sono ritornati alla Francia dopo la Seconda Guerra Mondiale. Dunque, questa appartenenza è un'appartenenza, può essere un'appartenenza di volontà, mentre, diciamo, per un'altra concezione è soprattutto di sangue, cioè sangue è un mito, perché noi non sappiamo che sangue abbiamo. Oggi si studia il mitocondrio e si riesce a stabilire su base scientifica, ma gli interessati non lo sanno. Nessuno sa se è veramente indigeno o no, da dove vengono i suoi, se c'è stata mescolanza o no, vero? Ma quando c'è la convinzione di appartenere a una unità omogenea, quando si sa di essere tedeschi o di essere croati, o nessuno te lo toglie dalla testa, vero? È questa l'idea, e questa è la concezione naturalistica della nazione, quella, diciamo, più pericolosa, che più facilmente può dare origine alla degenerazione della nazione. Adesso torniamo rapidamente indietro e vediamo che nella polis greca, per esempio, non c'era la convinzione di un destino comune, c'era un'idea alla quale forse noi stiamo ritornando, l'idea cioè che la polis al suo meglio avrebbe dovuto garantirti una vita tranquilla e una tua personale felicità. E queste sono idee che non sono morte, erano costitutive del mondo greco e ritornano. Noi oggi, certamente molti di noi chiedono all'Italia di garantirgli, come dicevo prima, una vita tranquilla e una personale felicità e non altro, vero? Il sogno di un destino comune è troppo, ma era l'idea ottocentesca e ancora l'idea di altri, vero? E qui saltiamo le fasi intermedie, volevo solo dire che noi sappiamo che nel periodo intermedio, diciamo quello corrispondente al Rinascimento, ma non solo in italiano, in Italia e in italiano, la nazione può essere quella dei medici, la nazione dei medici, noi diremmo categoria, ma invece la parola nazione aveva un'applicazione, la parola aveva un'applicazione più vasta, un gruppo coerente di persone, per esempio per professione o anche le ragazze. C'è un verso di Goethe, il Faust, che dice: voi ragazze siete una strana nazione, è uno strano genere di persone, ecco. È interessante che quando sale quello che io chiamo l'astro della nazione, l'idea della nazione sacra nell'Ottocento, tutti questi altri significati cadono. Non c'è più la nazione dei physicians, non c'è più la nazione delle ragazze, non c'è più la nazione dei senesi né dei veneziani, che ancora Machiavelli chiama nazioni, per rimanere solo la nazione che coincide con uno Stato, una nazione grande. E oggi, per finire, ecco, nel Novecento, questi tratti rimangono, ma alcuni si indeboliscono. Popolazione in contatto effettivo, dunque, popolazione in contatto effettivo, vedete che manca anche nell'Ottocento, d'altra parte. Non è più la polis in cui tutti si conoscono, è un'unità spirituale. È qualcosa di meno, perché le persone non si conoscono, ma di più, perché, diciamo, si condivide questa idea con persone che non si conoscono. E succede proprio così, quando noi siamo all'estero, cioè, sei italiano, è una cosa comune. Invece nel nostro paese, nel nostro condominio, quello lì, palazzo, come si dice, no, quello lì non lo conosco. No. E quindi non abbiamo niente da spartire, vero? Invece questo, riconoscersi come italiani, a volte anche riconoscersi come romani, oppure come medici, anche tu sei medico, o come preti, non so, sono cose che uniscono al di là dell'aspetto fisico. Ecco, la lingua comune, c'è il riconoscimento oggi della lingua delle minoranze, c'è dappertutto in Europa, è un principio europeo che l'Italia ha fatto fatica a digerire.
Sapete che dopo la prima guerra mondiale, incamerati con i nuovi confini un certo numero di tedeschi e di sloveni, l'Italia ha chiuso le loro scuole. Questo forse non è noto a tutti, ma è successo proprio così, lo raccontano alcuni romanzieri e si vede nelle storie di queste regioni, precisamente in Alto Adige, a Trieste, che aveva una componente slovena, sul Carso e nelle parti dell'Istria dove stavano prevalentemente sloveni e in parte, quest'ultima parte anche croati, hanno chiuso le scuole perché l'unica lingua d'Italia doveva essere l'italiano. Abbiamo avuto molti guai per questa idea poi durante la Seconda Guerra Mondiale e anche dopo. Oggi la tutela delle minoranze consiste appunto nella possibilità di avere scuole in altre lingue, non solo di insegnare l'altra lingua, e si conta di più, diciamo, su una nazione che abbia, che sia, diciamo, meno rigida, l'idea meno forte della nazione. E così l'idea della religione. La Costituzione repubblicana prevede la libertà di culto. E qui potrei finire questa parte, faccio una piccola pausa per bere un po' d'acqua. C'è una domanda? Posso fare una domanda? Sì, sì. Noi del cantiere, vado molto sintetico, ci chiediamo cosa fare per scoprire, individuare parole nuove a fronte di parole che hanno perso il loro significato, sono diventate ambigue. Ad esempio, appena si pronuncia la parola politica, molto spesso vuol dire corruzione. Appena si nomina la parola legge, spesso vuol dire inganno. Si dice maggioranza e spesso suscita sentimenti che è un qualcosa che toglie spazio alle minoranze. Si dice che uno è condannato e in molta gente suscita l'idea che quello è un perseguitato. Ma siccome si è perso il senso del significato di queste parole, che cosa bisognerebbe fare? Cambiare parole? Sì, questo avevo previsto questo caso. Se lei vede il perché se lei ci chiede idee, noi o perdiamo tempo a cercare, sì, sì, oppure diciamo non c'è niente da fare e vuol dire che pensiamo a qualcos'altro. Dunque, se vede la lista che segue, quella con riformista, moderato, nell'elenco che avete, io ho poi ritoccato il mio perché. Sì. Ecco, ma anche qui a queste parole seguono dei più e dei meno, che vogliono dire significato, diciamo, valore positivo, valore negativo. È una cosa però tutt'altro che assoluta. Però è certo che noi, se non parliamo di tazze, di bicchieri, in cui questo significato positivo e negativo non c'è, ma se parliamo di altre cose, in particolare del lessico intellettuale, abbiamo anche, diciamo, questa marcatura che corrisponde all'opinione prevalente, che può cambiare come cambiano i significati delle parole. Ti dirò che non è solo il lessico intellettuale che ha questo, ma per esempio in parole come invidioso, generoso, noi abbiamo, oltre che alla definizione di invidioso e di generoso, possiamo guardare nel vocabolario per far riflettere, è difficile parafrasarlo, crearla qui al momento, anche un valore positivo per generoso e negativo per invidioso. Aggressivo, aggressivo, cosa ne dite? Può essere positivo e negativo, dipende dal contesto. Ecco. Però una volta era solo negativo, aggressivo. Dopo è diventato, per esempio, nella moda, ma anche nella politica, qualche volta, valore positivo. Questo io credo, perché se sempre queste cose bisogna essere piuttosto prudenti, bisognerebbe documentare come è possibile. C'è internet, lì si cerca dentro. Insomma, non è neanche semplice, però è una cosa degli ultimi 30-40 anni, il valore positivo. Vi do un altro esempio,
fanatico, per noi è una parola chiaramente negativa, ma ce l'hanno molte lingue. In alcune di queste lingue fanatico, la parola corrispondente, fanatici, in tedesco è diventato positivo ai tempi del nazismo. Ma muss fanatici sai, bisogna essere fanatici. Beh, ma romantico. Però anche il fan, anche quello è matto. Anche il fan della squadra di calcio non è mica negativo, noi siamo i fan. Oltre soglia però sì diventa negativo. Oltre soglia, la curva sì. Sud che lancia i razzi e che fa delle cose che non sono civili. Siamo però qui siamo entrati un po' nel campo di un intero discorso, diciamo, ma di per sé, perché uno può anche, si può dire, puoi avere ragione di essere invidioso di uno. Abbiamo delle buone ragioni, per essere, ma la parola resta negativa. Nel discorso però, diciamo, il significato della parola viene a far parte di un complesso più grande. Scusi, questo aspetto che è stato rivelato adesso, soprattutto quando c'è la connotazione sulla, associato, diciamo, affettiva e valoriale, sì, sulla sì, parola, sì, sì. Questo. Ci sono degli studi adesso fatti negli ultimi 10 anni che hanno fatto, a parte il fatto che l'elemento è anche al di fuori della volontà della persona, è stato dimostrato che la reazione positiva e negativa è proprio viscerale, ma è fondamentalmente legato all'esperienza della persona. Ma questo è un altro elemento rispetto a quello che già si vedeva precedentemente, quanto il linguaggio è un qualcosa di estremamente legato all'esperienza della persona, è la componente intellettuale descrittiva che è in qualche maniera di purificarlo e farlo divenire una valenza anche indipendente dall'esperienza. Ad esempio, il lavoro che si sta, lei sta proponendo adesso di studiarlo in maniera, diciamo, le cronache nel tempo, e anche il poter estrarre un significato che può essere oltre l'esperienza, perché un linguaggio legato all'esperienza è misunderstanding, usando un termine appunto non italiano, è un qualcosa che ci crea l'ambiguità, perché l'esperienza soggettiva non è quella che ci unisce all'altro che non conosciamo, mentre un significato descrittivo sul quale ci troviamo d'accordo anche con l'esperienza più comune, più generale, ci permette di uscire da questo problema. Ma il linguaggio ci trascina sempre, se non attento e consapevole, in un'individualità di esperienza fino ad arrivare alla torre di Babele. Sono d'accordo con la gran parte del suo discorso, anzi lei ha mostrato molto bene l'aspetto sociale del linguaggio, però insiste anche sull'aspetto individuale, dice che originariamente su quello, però il linguaggio non sono le nostre emozioni, sono il linguaggio, diciamo, un mezzo per esprimere le emozioni, un mezzo spesso rudimentale, soprattutto nelle persone più semplici, ma anche in quelle più evolute in certi momenti. E insostituibili? In realtà, sì, insostituibili, perché se no si passa le vie di fatto. Però adesso vi richiamo qui a questo schema che sta seguendo, così credo di rispondere al tempo stesso, proseguendo l'esposizione. Se noi prendiamo le parole del, come dico qui, degli orientamenti politici oggi, ho cercato di mettere assieme riflettendo un po', perché così si fa. Poi si cerca documentazione, si può arricchire, si può tagliare qualche cosa, mi do un po' l'idea di come si fa un campo semantico, il campo semantico degli orientamenti politici oggi, riformista, moderato, liberale, ultraliberale, radicale, estremista, fondamentalista, forse questo si potrebbe togliere, se è l'orientamento politico italiano, forse potremmo togliere, fondamentalista si usa qualche volta, potremmo lasciarlo da parte, conservatore, lasciamo da parte, populista e poi ho messo tra parentesi reazionario, rivoluzionario, perché? Perché questi erano termini chiave della discussione politica 50 anni fa. E adesso è passato del tempo, io li cerco in internet, li trovo, e guardate che io faccio così, io cerco reazionario, rivoluzionario, Renzi, ma non Lorenzo Renzi, cerco Renzi che mi dà, cioè Matteo. Poi magari la citazione non si riferisce a lui, lui è una riga prima, una riga dopo, ma vuol dire che siamo nel campo della politica. Invece di Renzi posso mettere un altro nome, posso mettere Berlusconi, posso mettere Alfano, non so, qualcheduno che, e poi prendo notizie come non map,
perché sennò vado fuori strada, vero? Notizie, sono sicuro di essere nel campo dell'attualità politica. E trovo che il funzionario si riferisce in genere a cose del passato, perché anche nella politica si parla di cose del passato, e reazionario viene fuori, invece, viene fuori, diciamo, come qualcheduno che è contrario alle, diciamo, al popolo, è un'accusa, diciamo, è una parola nettamente negativa, vero? Irredimibile, non può diventare proiettiva, reazionario o quasi, diciamo. Ecco, ma lo trovo solamente in rappresentanti dell'ultrasinistra. E qui non siamo più, diciamo, nello stesso campo delle parole di prima, perché le parole riformista, moderato, liberale, ultraliberale, io le trovo un po' dappertutto, in siti di destra, di sinistra, in lettori. Dunque è il vocabolario comune col quale si discute, col quale si disputa, col quale ci si capisce e non ci si capisce contemporaneamente, vero? È il terreno comune, il tessuto. Ecco, vi dirò una cosa interessante qui, populista, prendiamo la penultima parola, ha un significato storico, piuttosto duro. Uno sono i populisti della rivoluzione russa, valore negativo, che gli hanno dato i bolscevichi, però nella storiografia continua ad avere valore negativo, è stato, diciamo, rappresentato così. Oppure i peronisti, dall'altra parte, in Argentina i peronisti si chiamavano anche populisti, almeno in italiano, c'è perso un adattamento dello spagnolo. Ebbene, oggi Berlusconi e Grillo vengono chiamati ripetutamente populisti. Io, per prepararmi a questa conferenza, ho cercato in internet, ho trovato diverse occorrenze. C'è anche Grillo che dice, credo di averlo riportato qua, se no ve lo dico a memoria, ma non c'è nel vostro foglio e non c'è nemmeno quello che ho io, però ve lo dico a base, a mente, diciamo, e lo potete trovare in internet, vi assicuro. Dobbiamo avere il coraggio di essere populisti. Noi parliamo alla pancia, cioè questa metafora che sarebbe interessante immaginare, perché è una metafora degli ultimi anni. Noi parliamo alla pancia della gente, vedete che siamo alla pancia della gente, e dobbiamo rivendicare questo termine dei populisti. Ora, questo discorso non si potrebbe fare se non sapendo che populista è negativo. Però qualcheduno, con la forza di Grillo, perché la forza non gli manca, dice: bene, ci volete dire populista, e noi lo siamo. Perché populista in fondo contiene la parola popolo, e se tu ci lavori un po' su, lo puoi portare ad essere un termine positivo. Però il punto di vista. Ma non si cambia il significato? Non è che cambi veramente il significato, gli cambia solo il segno, più o meno, positivo o negativo. E oggi fascista, per esempio, è un termine che porta con sé una connotazione negativa, ma uno può dire: sì, io sono fascista. E se tu vuoi dire che questo, allora io sono fascista. Esiste o no questo modo di... Cioè, certo è un modo aggressivo, vero, è un modo, però sono modi di discutere anche questi, vero? Anche Aristotele li aveva già previsti. Sono tra i vari modi di descrivere, non tra i più tranquilli. Però nel momento in cui tu fai, diciamo, argomenti in questo modo, riconosci il valore della parola nell'accezione comune e sfidi i tuoi interlocutori. Questo è il punto, li sfidi volendo rovesciare il significato. Scusi professore, allora Grillo in questo caso ha adottato una parola, sì, lui dicendo: noi facciamo nostra questa parola, indipendentemente che per gli altri sia negativo o non sia negativo. L'ho detto una volta, magari il giorno dopo non lo fa più, però in quel momento gli è servito per argomentare. Ma vi dirò che questa mossa, diciamo, non è così inedita. Vi ricorderete nel lessico, questa volta dell'arte, della pittura, la faccenda della parola impressionista. Qualcheduno aveva detto, diciamo, vedendo i quadri di Monet, di Renoir, sì, no, messasse dell'impressionismo e dell'impressionismo, sono solo delle impressioni, non sono delle,
impressionismo, va bene, siamo impressionisti come Grillo. Infatti ero in bracatele per quei critici là, impressionisti. E poi cambia segno, però come l'opinione pubblica, e può succedere anche di populista. Potrebbe, è possibile. Perché questi segni sono risultati, diciamo, di un'evoluzione della mentalità e delle idee. Non sono assegnati una volta per sempre. Questo è tipico del lessico intellettuale, non solo politico, di poter evolvere. E adesso quindi vediamo. Se quel significato diventa vincente, prevale quel significato lì. Sì, potrebbe prevalere. Sì, non è impossibile, non è possibile, come questo fanatico è diventato positivo, per esempio, poi credo ritornato negativo. Forse sì, è ritornato negativo. Sì. Penso perché è rimasto. Perché è diventato perdente. E allora basta. Quindi vincente e perdente. Dunque, esaminando poi le altre parole, io mi avvicino a concludere così poi si può discutere un po'. Ecco, vediamo riformista e conservatore vicini, proviamo ad avvicinarli e proviamo ad aprire internet. Io cerco assieme riformista e conservatore, trovo tanta roba, troppa naturalmente, però trovo anche subito senza difficoltà una cosa che mi aiuta molto nelle mie ricerche. Una domanda, http docstudentiit.italiano, eccetera. Domanda, tema, diciamo, esercitazione. Il Papa deve essere riformista o conservatore? Riformista o conservatore? E come bianco e nero, buono e cattivo, sono antonimi contrari. Contrari, quello del dizionario dei sinonimi, stesso significato, e dei contrari, parole dal significato opposto. Questa è una, diciamo, un dilemma, vero, due corni, che sembra presentare due contrari. Sarà così che riformista e conservatore? Ci pensiamo, cerchiamo ancora un esempio un po' più complesso, ma mi pare che vada esattamente nella stessa direzione. L'ambiguità, questo è Europa Quotidiano, è il giornale del PD, io non l'ho mai visto, però in internet si fa molto facilmente. Esisteva in cartaceo, adesso in internet. Non esiste più in cartaceo. No. In internet esce facilmente, è molto interessante. L'ambiguità che ha segnato i partiti post-PC fino al PD di Bersani, un involucro riformista su un nucleo rocciosamente conservatore, e finalmente esplosa. Questa è proprio la prosa della politica, che è abbastanza alta, politichese di lusso, diciamo. E qui c'è un'opposizione involucro riformista, nucleo conservatore, riformista, questi sono oggi, diciamo, sono trattati come antonimi e probabilmente anche noi li usiamo senza accorgerci, perché la gran parte dell'uso del linguaggio, sia del linguaggio comune, sia del linguaggio corto intellettuale, diciamo, perfino nel, è inconscio. Cioè noi i contrari, diciamo, li riconosciamo a fatica, però li usiamo e li usiamo esattamente come contrari. Se io so che un amico è progressista, diciamo, è di sinistra, gli dico conservatore, so che lo offendo. Ma scusa, però siccome per tanto tempo sono stati messi vicini e incompatibili, il giornalista d'Europa ha detto, ma stanno esplodendo. Quindi quando metti due qualcosa che sono incompatibili, sta attento perché è una bomba. Sì, sì. È giusto? È una, sì, però a me interessa che siano antonimi. Lei è passato subito alla valutazione politica e ha ragione, perché adesso stiamo parlando di politica. Io invece mi interessavo del carattere formale. E questi, il fatto che esplodano, ci assicura ancora di più che stiamo mescolando due cose che messe assieme, diciamo, possono dare solo una divisione drammatica. Moderato, estremista e radicale. E per esempio il termine radicale, diciamo, la più semplice grammatica ci aiuta, cioè radicale nome, sostantivo, che si dice a scuola, un partito.
e non entra in questo campo semantico, entra in un altro campo semantico. Il radicale sta assieme al socialista, al repubblicano, della prima repubblica, diciamo, poi anche nella seconda, un po' più di difficoltà, al missino una volta, adesso diciamo, i partiti hanno una fisionomia, non hanno sempre più, quelli del PD come si chiamano? PD, Partito Democratico, nome. PDS. C'è un buco, guardate che il lessico ha dei buchi. Perfino vi ricordate i verbi difettivi a scuola? Cioè tale verbo non ha, gli manca il passato remoto, è molto comune, una forma di qualche tipo. E lo stesso il lessico ha dei buchi. Noi facciamo la lista dei partiti e c'è uno che non ha. E forse anche un difetto, quelli che creano i nuovi nomi si dovrebbero assicurare che esistano sempre anche le forme, l'aggettivo corrispondente. Dunque, radicale da un lato, ma radicale come aggettivo invece è un sinonimo di estremista e tutti e due sono antonimi di moderato. Allora, quando noi parliamo dobbiamo già sapere che tre termini, riformista, moderato e liberale, sono positivi e che se noi vogliamo dargli un significato negativo dobbiamo dirlo e dobbiamo sfidare, come prima, con populista. Normalmente questi sono positivi, ultraliberale e negativo invece. Liberale positivo, ultraliberale, allora sì, io sono ultraliberale, perché? Però fai fatica, perché questa parola è connotata negativamente. Ecco, io non sono liberale, fatica, perché liberale sarebbe normalmente come dire, per esempio, io non sono generoso, io non sono buono, io non sono caritatevole, oppure dire sì, io sono egoista, bisogna essere egoisti, se segno negativo, devi farlo. Sotto forma di sfida. Leggo ancora qui un esempio. La linea che sta prendendo il presidente Berlusconi, questo è progetto Salento, preso a caso come un discorso politico, ed è il sindaco di Milano Albertini, l'ex sindaco, che dà questo giudizio come un saggio che vede ormai le cose da lontano. La linea, e non so esattamente in che anno, perché non lo trovo qua, è un po' datato credo. La linea che sta prendendo il presidente Berlusconi non è affatto moderata, è estremista. Questo vi fa vedere che dal punto di vista formale questi è quello che chiamo un contesto diagnostico, come quello che serve al medico per diabete. Antonimo. Non è affatto moderato, è estremista. Il giudizio dell'ormai parlamentare europeo ex PDL Gabriele Albertini è netto. Il PD sta diventando demagogico, populista, il PDL, Partito della Libertà, sta diventando demagogico, populista e non popolare. Queste tre parole qui sono sospette, diciamo, di essere sinonime. Per quanto se uno le elenca veramente si aspetterebbe che abbiano significati diversi, però diciamo, benché la nostra grammatica scolastica ci direbbe di non ripetere la stessa cosa tre volte, è proprio quello che si fa. Comunque diciamo, punto interrogativo, probabilmente populista vuol dire demagogico, io ho proprio l'impressione. Però per essere sicuri bisogna cercare contesti diagnostici più sicuri di questo e anche di non popolare. Stranamente populista non vuol dire in fondo falsamente popolare, falsamente popolare e non veramente favorevole a... Un po' più. Ecco, io ho finito perché così...